Ciao a tutti ragazze e ragazzi e bentornati sul nostro canale per una nuova recensione. L'articolo che andiamo a recensire oggi appartiene alla casa, alla maison francese Dior, Christian Dior, ed è una bellissima gonna. Allora, arriva il sacchetto, ovviamente in boutique, con la stellina che noi adoriamo. L'anno scorso ci abbiamo addobbato l'albero di Natale con tutte queste stelline. Quindi questo è anche un gadget che si può utilizzare per altri scopi. Ovviamente danno la loro gruccia dedicata per l'articolo. Ed eccolo qua. Quindi questo qua a memoria l'ha appena aperto. Stiamo parlando di una nuovissima collezione. Quindi arriva così, ovviamente impacchettato ad hoc. Mettiamo la carta blu. Ed eccola qua, questa è la gonna dell'ultima collezione Dior. Questa è davanti e questo è il retro. È che sembrano davvero molto uguali, però insomma, il motivo è classico motivo Dior oblique, quindi insomma con la D che va per l'obliquo, molto molto bello, da lontano è molto anche discreto. Nel senso non si capisce nemmeno di che marca sia, sembra sia semplicemente un gioco quasi di colori, di luci, no? Quelle cose che ti confondono un po' da lontano, quindi è molto molto bello. Eccolo qua, quindi questo è il materiale, andiamolo a descrivere brevemente, vedete sulla fascia, quindi destra, il marchio, il nome del marchio, quindi Christian Dior. Vedete tutto il motivo ovunque su Dior Oblique che è favoloso, davvero, è una bellezza soltanto a guardarlo. Tasca sia a destra che a sinistra, sulla parte sinistra avete proprio come si può chiamare questo, il laccetto, chiamiamolo così, no? Della Maison, con scritto il nome della Maison, molto bello davvero, mentre sulla parte destra avete la classica zip che va su e giù. Le tasche dovrebbero essere molto capienti, sì, essendo la gonna comunque nata per essere comoda, quindi questa è una gonna comoda, va bene? Questa è una gonna lunga che finisce sotto il ginocchio e ovviamente qui dentro trovate le due fascette per poterla appendere quando la lavate ovviamente nel vostro armadio, insomma, per non rovinare con le mollette il tessuto meraviglioso. A proposito di lavaggio, questo è un tessuto tecnico e se non sbaglio si chiama jacquard di taffetà, quindi un tessuto tecnico, il che vuol dire che praticamente non avete bisogno di lavarlo, a volte basta stenderlo semplicemente fuori. Molto resistente alla pioggia, molto resistente al caldo, molto resistente al freddo, nel senso che è un tessuto che potrebbe anche adattarsi a seconda della situazione. Certo, non è per andare in Siberia a meno 50 gradi o per andare all'equatore a più 40, però insomma è abbastanza versatile, si può utilizzare per diverse occasioni, no? Per diversi climi, non so come dirlo, ma a diverse temperature, ecco, per buttarla semplice. Adesso non voglio intortarmi con le parole, prima che poi faccia brutte figure. Allora, mia moglie dice che questa gonna è abbastanza oversize, quindi potete prendere anche una taglia in meno, è davvero molto grande, molto comoda. Potete prendere anche una taglia in meno, come dice lei. Fate attenzione, dovesse prenderla online, però che la taglia francese, mia moglie una volta per esperienza vuole condividere questo piccolo aneddoto con voi, la taglia francese è 4 volte più grande della taglia italiana. Pertanto una 46 francese corrisponde a una 42 italiana, una 42 francese corrisponde a una 38 italiana e così via, insomma. Quindi sappiate, se doveste prenderlo online, potete sempre fare il reso per via della legge che e-commerce e bla bla bla, però insomma è un po' una perdita di tempo. Comunque in questo periodo ai negozi si può andare, quindi voglio dire, potete andare lì e provarla e non sbagliate sicuramente. Quindi dopo aver detto che è un po' elastica, quindi è anche oversize,
Mia moglie raccomanda, nel senso, secondo mia moglie, l'utilizzo migliore per questa gonna è proprio per le occasioni un po' di tutti i giorni. Diciamo che questa qui è una gonna un po' casual, che va un po' sullo sportivo forse, no? Perché casual, no? Quindi la potete mettere anche con una felpa sopra o una di quelle giacche che si infilano, no? Senza bottoni, insomma, senza lampo, quelle che si infilano a felpa. Quel tipo di giacca lì, e sotto potete mettere il classico calzino con una scarpa da ginnastica. Nel senso, questo è il look che mia moglie adotterà quando utilizzerà questa gonna. Quindi è una cosa che nasce per essere molto alla francona. Nonostante sia di altissima qualità, vi assicuro che il tatto rimane estasiato. Quindi anche metterla, secondo me, deve essere un'esperienza molto bella. Qui stiamo parlando davvero dell'ultima collezione, è una collezione che talvolta mia moglie, ad esempio, in negozio non l'ha trovata, ha dovuto ordinarla. C'è questa sales che lavora lì a Dior, ovviamente manda sempre delle foto a mia moglie via messaggio, via WhatsApp con le ultime collezioni. Mia moglie, insomma, quando trova qualcosa che le piace va a vederlo, insomma. Può toccarlo, poi ovviamente ha detto no, questa ovviamente è una taglia che non mi va, quindi hanno ordinato direttamente da Parigi e in giro di un giorno, due neanche, mia moglie è andata a prenderla in negozio. Perché è andata a prenderla, perdonate, gliel'hanno mandata a casa, perché una volta arrivata mia moglie ha confermato un pagamento con un link, perché queste boutique di alta moda permettono anche di pagare con un link, ti mandano direttamente un link, paghi e ti spediscono la merce a casa, semplicemente, quando ovviamente non è disponibile in negozio. Ovviamente questo avviene dopo il primo acquisto fisico effettuato in boutique, non potete chiamare la boutique e chiedere un link, questo no. Si deve creare prima quel rapporto di fiducia tra cliente e venditore, boutique, maison, quel che è, insomma. Quindi abbiamo parlato di questa gonna, del suo utilizzo, del suo materiale che è molto bello, molto elastico, davvero anche dentro deve essere di una comodità sconvolgente. Sì, davvero, non ha difetti, è una donna molto molto bella. Allora, andiamo a vedere il prezzo di questa gonna. Quindi il costo di questa gonna è 2.200 euro. Quindi stiamo parlando di una gonna da 2.200 euro. Sono davvero tanti. Diciamo che questo tipo di prezzo pone l'oggetto in questione su un altro livello. Qui stiamo iniziando a parlare di un altro, di un segmento di mercato un po' diverso, nel senso, quando parliamo magari di un articolo che anche una borsa, per dire, che costa 4, 5, 600 euro, insomma. È un articolo, non dico che ci possiamo permettere tutti i giorni di prenderlo, però si può fare, nel senso, quando parliamo di 2.200 euro, qui l'articolo diventa molto esclusivo, quindi inizia a diventare un articolo di quelli che devi amare sul serio, perché secondo me se spendi 2.200 euro o sei innamorato di una cosa, io ovviamente vi dicevo in qualche recensione fa, in qualche video, mentre effettuavo qualche recensione fa, non spendo soldi per moda, perché non sono un amante, no? Io magari spendo per whisky, magari spendo per mangiare, magari spendo per fare la spesa, insomma, cose un po' più. Ovviamente, vabbè, la spesa penso un po' tutti cerchino qualcosa un po' più di qualità. Però, nel senso, è una cosa. Quando vai a spendere 2.200 euro per un capo d'abbigliamento è perché lo ami. Quindi, ovviamente, vi dicevo, il prezzo pone l'oggetto su tutt'altra dimensione. Su tutt'altra dimensione, quindi lo rende davvero esclusivo, inizia ad eliminare qualche altro segmento di mercato, cioè appartiene a un altro tipo di segmento di mercato, quindi punta su qualcos'altro. Nel senso,
Quando vendi un articolo a 500 vuol dire che vai a prendere un gruppo, quando lo vendi a 1000 vai a prendere un gruppo, quando lo vendi a 2000 vai a prendere un gruppo, nel senso si va a restringere una cerchia qui di persone disposte a spendere cifre del genere. Quindi, allora, secondo me, devo dire la verità, da non amante di moda, quando tocchi e vedi una cosa del genere, capisci il perché chiedono un prezzo, propongono un prezzo del genere. Quindi, qui secondo me, ovviamente c'è anche un discorso un po' soggettivo della persona, però secondo me ne vale la pena. Se amate il brand, se vi piace la tipologia del vestito, quindi da indossare un po' sporty, un po' sportivo, no? Un po' così, no? Da tutti i giorni, con una scarpina da ginnastica, la hipster, chiamatemi come volete, insomma. A quel punto vale fino all'ultimo centesimo. Secondo me è una cosa davvero molto. È un articolo davvero molto bello. Quindi, che vi dura tutta la vita poi. Nel senso, sì, spendiamo tanto, magari sto mese facciamo un po' di sacrificio da qualche altra parte, però vale davvero la pena. E dopo questa opinione personale, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa bellissima gonna. Se avete un articolo simile, altri colori o magari qualche dettaglio che mi è sfuggito, visto che non sono il primo esperto in Italia su moda. Intanto vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo. Ciao!